Grazie. Ciao. Mi chiamo Jesse e tu sei davvero carino. Oh, no, non è come... Diamine, dovevo incontrare un ragazzo carino vestita da nonna papera. Ciao, bambina. Salve, mi puoi ridare la mia palla, per favore? Oh, naturalmente, sei davvero un tesoro. La vorresti una caramella? Ti piacerà, sai, non è gommosa. Come sa che non amo le caramelle gommose? Basta guardarti in faccia, si capisce. D'accordo. Ora, se vuole scusarmi, devo proprio andare. Questo odore di borotalco mi sta nauseando. Ah, dimmi una cosa. Se un uccello scende in picchiata e inizia a beccarti, tu che cosa fa? La stessa cosa che sto per fare ora. Fuggo via. Oh, no! Mi scusi, agente. Questa signora mi sta dando fastidio. Oh, ah, no, no, le spiego. So che può sembrarle strano, ma non sono una vecchia signora. In realtà sono una giovane e bellissima tata. Vuole forse assaggiare una caramella? No? Ok. Stupide scarpe ortopediche! Ora mi serve un'anca nuova! Ciao, Bertram. Jesse, caspita! Questo lavoro ti ha davvero distrutta. Senti chi parla, riesce a farti venire il fiatone da fermo. Emma ha deciso di non fare l'audizione. Se non prova a ottenere questa parte, se ne pentirà per il resto della sua vita. Bertram, non è che magari ci tieni così tanto perché hai tu dei rimpianti? No! Questa è una follia! Tu sei folle! Non posso certo contraddirti. Ok, la verità è che a volte mi chiedo come sarebbe stata la mia vita se avessi ottenuto la parte. Beh, magari avresti vinto un Tony Award, ottenuto un grande successo, fama, fortuna. Grazie, mi sento molto meglio. Bertram, non puoi vivere nel passato. Hai ragione. Emma era così felice di fare quel provino e io le ho rovinato tutto. Beh, non è troppo tardi, sistema le cose. Grazie, Jesse. A quanto pare è vero, con l'età viene la saggezza. Proprio così, viene fornita con la panciera urticante. Non posso crederci, mi hai seguita a casa! Estranea pericolosa, estranea pericolosa! No, no, Zuri, smettila! Sono io, Jesse! Au! Non puntare le chiappe! Jesse? Sì? Perché ti sei vestita così? Caspita, non dirmi che l'hai fatto per ottenere lo sconto anziani al cinema! No, mi sono travestita così per spiarti, ma grazie del suggerimento. Perché volevi spiarmi? Perché... ero preoccupata. Volevo essere certa di poterti far uscire da sola e adesso so che posso. Grazie per esserci sempre per me, anche quando non ti voglio fra i piedi. Da un abbraccio alla nonna! Oh, e comunque complimenti per il travestimento riuscitissimo. Anche l'odore nauseante è perfetto. Io non ho fatto niente per cambiare il mio odore. Jesse, a Disney Channel.